Ci voleva per tutti noi. Partire dai ragazzi dentro lo spogliatoio, tutti quelli che lavorano per la Sampdoria, quelli che tifano per la Sampdoria, ci voleva. È stata soffertissima, ma quando soffri così tanto la godi ancora meglio. Entrare nell'analisi della partita non ce la faccio, non voglio. Posso solo ringraziare i nostri ragazzi perché hanno lasciato tutto. Ogni tifoso deve essere stasera fiero. Qualcuno ha sbagliato, non ha sbagliato tecnicamente, ma hanno dato tutto. È un buon inizio. Ci aspetta una strada lunghissima e difficilissima, ma con questo atteggiamento non impossibile. Contro la Roma dopo 5 minuti, questo pomeriggio dopo 2 minuti, ho detto ma cosa c'è? Cioè, cosa abbiamo fatto? E il nostro monumentale, mostruoso, portiere lo para e pian piano cioè, ci dà un po' di speranza e dopo la fortuna la devi meritare, devi lasciare tutto e alla fine quel pizzico, abbiamo parlato di episodi, è capitato un calcio di punizione che non, forse non prometteva tanto, 2 li abbiamo lanciati fuori campo, peccato che non giochiamo baseball, scherzo, e il terzo è arrivata lì, giusta, quello che abbiamo provato a seguire, abbiamo seguito, 2 rimpalli è arrivata lì, te l'ha lasciato, cioè, ma te la sei sudata e meritata che ti arriva la palla a porta vuota. Sembrava di giocare in casa, cioè avevi una parte dello stadio tutta con i colori della Sampdoria e con tifo che... Ma loro, parlavo anche prima, non voglio ripetermi che forse non passo dopo da stupido, loro sono da 10 e rimarranno da 10 fino alla fine e solo così ne possiamo uscire, tutti insieme, nel bene e nel male. Siamo un gruppo e dobbiamo rimanere un gruppo. C'è sempre in una partita qualcuno che fa meglio, qualcuno che non fa meglio, ma non sai. Ma 2 ragazzi mi hanno impressionato. Sono Yepes e Amione. Hanno lasciato davvero, hanno un cuore grosso, una grinta. Mi piacciono e come mi sono piaciuti tutti i ragazzi, queste loro vittorie. Noi abbiamo provato a metterli bene in campo, ma se devo parlare di singoli, questa sera parlo di loro 2.